ore 8.30 di martedì 13 luglio. Ravenna Web TV sta per partire insieme ai giornalisti per arrivare a Trieste, dove stasera alle 21.30 si terrà il concerto del maestro Muti, Requiem in Do minore di Luigi Cherubini. Mancano ancora 100 km per arrivare a Trieste. In pullman c'è chi legge, c'è chi dorme, c'è chi chiacchiera. E dopo 4 ore di viaggio siamo finalmente arrivati a Trieste. Ora inizia la nostra avventura. Siamo appena arrivati in albergo, giusto il tempo di lasciare le valigie e poi uscire per scoprire come la città di Trieste si sta preparando per il concerto di stasera del maestro Muti. Pensate di riuscirlo ad ascoltare il concerto del maestro Muti? Senz'altro, perché siamo qui, come l'ho detto, siamo in via dell'orologio, perciò a due passi, perciò tendiamo a venire qui questa sera. Ha già il biglietto? Già tutto a posto, a posto. Mi sono fatto 3 ore. No, a dire la verità mi sono fatto solamente che 1 ora e mezza, poi di fila, poi è intervenuto il sindaco, insomma ci siamo sbrigati in un quarto d'ora. Perché ho letto che le persone hanno iniziato dalle 4 della mattina a fare la fila, insomma, appassionati per questi triestini di musica. Ma penso che tutto il mondo sia paese, quando è gratis si buttano tutti. In realtà non abbiamo preso i biglietti, però magari stasera un salto lo facciamo. E cosa pensate di questo tipo di iniziative che, diciamo, hanno come scopo di sottolineare l'importanza della musica anche come linguaggio di pace? Voi siete d'accordo? D'accordissimo, poi insomma è interessante, un'iniziativa così fa piacere, rende la città più viva. Al nostro rientro in albergo, colpo di fortuna, abbiamo incontrato i ragazzi dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini. Appena arrivati da Ravenna e un po' stanchi, poiché la sera prima si erano esibiti al Palais d'André diretti dal maestro Muti nel concerto Le vie dell'amicizia. Ciao ragazzi, come è andata ieri sera? Ah, benissimo, devo dire, solita cornice di pubblico eccezionale a Ravenna, il palazzetto tutto esaurito, è un bel colpo d'occhio per noi che suoniamo. Poi soprattutto eravamo tantissimi, è difficile vedere un organico tra orchestra e coro così grande, che fa una bella sensazione. Voi siete dell'orchestra giovanile Cherubini e il maestro Muti com'è sul palco? Diciamo che con i ragazzi sa lavorare benissimo, perché comunque sa come prenderli, sa come quando è giusto lavorare tanto piuttosto che prendersi comunque delle pause così, delle battute insomma. E sul palco dà una carica pazzesca, nel senso che proprio ti porta a suonare in una maniera che non ti immagini assolutamente. Va bene, allora in bocca al lupo per stasera e adesso riposatevi e noi vi seguiremo anche lì. Grazie. Un po' di numeri. 4.000 i posti a sedere in platea e 6.000 i posti in piedi. Riguardo ai biglietti, centinaia di persone hanno fatto la fila dalle prime luci del mattino per riuscire a ritirare i biglietti gratuiti, che erano circa 1.500. C'è chi addirittura ha fatto una levataccia e si è presentato ai botteghini intorno alle 4 del mattino. Il palco, senza copertura, a lato e dietro vi sarà una camera acustica per evitare che il suono si disperda in mare.
Le dimensioni del palco sono 30 metri di larghezza, 25 metri di profondità, per un totale di 750 metri quadrati. Siamo a Trieste, patria dello spritz, e quindi insieme a Giorgio scopriremo qual è la vera ricetta per fare questo cocktail. Dunque, la ricetta originale altro non è che del vino bianco secco, ghiaccio chiaramente, allungato con la soda, fettina di limone, a posto così. Poi e basta. Le variazioni con l'apero, con i campari, con altre cose. Però qui lo spritz si fa in questo modo. Va bene, grazie. Siamo in piazza Unità d'Italia. La piazza si sta riempendo di pubblico. Alle 9:30 inizierà il concerto diretto dal maestro Muti, Le vie dell'amicizia. Il concerto inizierà con i treni nazionali, italiano, sloveno e croato. Dopo aver emozionato 10.000 persone in piazza Unità d'Italia e aver invitato sul palco in un entusiasmante fuori programma i tre presidenti per ribadire il messaggio di pace lanciato quest'anno da Ravenna Festival, il maestro Muti si è recato alla cena di gala organizzata da Ravenna Festival e dagli amici di Ravenna Festival. Dopo aver seguito a Trieste Ravenna Festival e tutto ciò che in città è accaduto in occasione dell'emozionante concerto del maestro Muti, per noi è ora di ripartire. Sara Pietracci e Giovanni Posa da Trieste per Ravenna Web TV.